Hello, bentornati o benvenuti sul mio canale, amici. Sì, lo so, questa è la location di Fantarchitettura, ma oggi va così, anche se questo è un supposto di architettura. Non dimentichiamolo. Anche se quello di oggi è un video un po' diverso dal consueto, perché non parleremo di nessuno in particolare, quindi non è un video monografico, ma faremo semplicemente qualche piccola riflessione su quello che è un aspetto dell'architettura che viene sempre un po' sottovalutato, ma che secondo me ha un'importanza incredibile nel processo creativo o progettuale che poi porta all'architettura stessa. Oggi, amici, parliamo un po' di come l'architettura viene rappresentata. Ma prima mi preme ricordarvi che qui sotto c'è un pulsantino rosso. Cliccateci su per iscrivervi al mio canale e non dimenticate di attivare la campanella così da rimanere sempre aggiornati sull'uscita di tutti i video futuri. In più seguitemi su Facebook e Instagram, dove tra tutte le cose che faccio e produco nelle mie giornate troverete anche sondaggini e contenuti interattivi che vi permetteranno di aiutarmi a decidere gli argomenti per i prossimi video. Perciò cosa aspettate su? Correte a seguirmi, grazie. Ebbene amici, per oggi vi avevo promesso un video monografico, ma poi, grazie anche all'osservazione che mi ha fatto uno di voi nei direct di Instagram, mi sono detta, ci concentriamo sempre su quello che è il prodotto finale dell'architettura, ma non ci interroghiamo mai sui processi, su come questo prodotto viene prodotto appunto, e poi anche veicolato e pubblicizzato. E qual è questo modo se non il disegno? Eh sì, ok, ma sarete d'accordo con me nel dire che la parola disegno è un concetto decisamente troppo generico. Eh sì, perché c'è disegno e disegno, e non ogni tecnica è adatta alla comunicazione di una determinata cosa. Prima di continuare però, dato che non l'ho ancora detto, vi specifico che questo video, anche se supportato dagli esempi concreti, ovviamente racchiude solo e soltanto il mio personale punto di vista, il mio pensiero, quindi non è una verità assoluta. Può non essere condivisibile, ma soprattutto può essere un ottimo spunto per un dibattito costruttivo. Ebbene, quando si parla di disegno dell'architettura, io farei una grande distinzione iniziale tra quello che è il disegno evocativo dell'architettura, che riesce a parlare davvero a tutti, anche a chi non fa architettura, e il disegno tecnico, mirato solo agli architetti, a chi ne sa qualcosa o ai tecnici che devono poi realizzare l'opera. Due macro categorie che poi ovviamente si suddividono in altri sottogruppi, ma che in maniera un po' erronea secondo me vengono considerate distanti tra loro e soprattutto non contaminabili. Sbagliatissimo, ma lasciate che vi spieghi meglio. Ovviamente, e ripeto, ovviamente, il disegno tecnico è importantissimo ed è fondamentale sia nel momento in cui l'opera verrà realizzata, sia nel momento in cui è necessario leggerla per approvarla o per studiarla. Piante, sezioni, prospetti e assonometrie, o i super sottovalutati spaccati assonometrici, sono elaborati che permettono la lettura dell'architettura, senza i quali sarebbe impossibile conoscere ogni singolo dettaglio del progetto in questione. Anche se non c'è assolutamente da dare per scontato che questo tipo di prodotti siano destinati solamente ai tecnici, perché solo i tecnici li sappiano leggere, non è detto. Come non è detto che in una qualche sede tecnica non servano altro tipo di elaborati. La lettura di una pianta, soprattutto se è una pianta schematica, non certo un esecutivo, ecco, è di facile lettura anche per chi non è un architetto. Infatti, sin dai banchi di scuola ci hanno sempre insegnato a saper leggere una pianta, che erroneamente viene chiamata piantina, ma ehi, le piantine sono solo quelle verdi con le foglie, quelle che generalmente io faccio morire. Se non altro ce l'hanno insegnato per conoscere i piani di evacuazione di un edificio in caso di incendio, per esempio, a scuola, per esempio. Quello che siamo un po' meno abituati a vedere da non architetti sono le sezioni, soprattutto le sezioni fatte così. Ma cosa succederebbe se vi facessi vedere quest'altro tipo di sezioni invece? Immagino che tra di voi ci sia almeno un non architetto, qualcuno che è solo curioso. Beh, sicuramente anche tu, amico, riuscirai a capire cosa avviene all'interno di questo edificio spaccato per il verticale. Ebbene, anche questo, come la sezione precedente, è un disegno tecnico, seppur meno dettagliato. Ma a differenza del primo, ci rende tutto un po' più chiaro. Certo non è un esecutivo e non verrà consegnato nelle mani di un operaio, ma in fase, che so, di concorso magari, può essere sicuramente utile per far capire un po' meglio cosa succede al suo interno, come avete visto voi, e soprattutto è un disegno che può essere un po' più accattivante del normale. E sì, amici, ho detto proprio accattivante. L'architettura è infatti quella disciplina ibrida tra tecnica e arte, pertanto tra le varie cose, è soggetta anche
a gusto personale. Capite bene quindi che se un ipotetico committente o un'ipotetica amministrazione comunale magari, o giuria di concorso o che so, qualunque altra persona che debba decidere cosa fare, si trovasse a dover scegliere tra due architetti, a parità di requisiti funzionali, dimensionali e così via, sceglierà il progetto che ovviamente gli piace di più. E sì, noi possiamo stare anche qui ore a discutere che un progetto non deve essere bello, ma deve essere giusto, tutte queste manfrine che ci hanno insegnato all'università, ma la verità pratica è una e una sola: a chi lo acquista. Il progetto deve piacere. Ecco quindi che il disegno diventa un mezzo a dir poco efficace per restituire la natura e l'aspetto finale del nostro progetto. Se il disegno è chiaro e preciso, verrà sicuramente apprezzato e farà ovviamente comprendere e apprezzare il progetto, laddove deve essere apprezzabile ovviamente. Ma se il disegno è anche bello e accattivante, come abbiamo detto prima, salterà subito all'occhio, attirerà l'attenzione. E credetemi, un disegno che attira l'attenzione ha già fatto il 50% del suo percorso e avrà sicuramente più probabilità di essere considerato. Quindi amici, saper usare AutoCAD, matita, stecca e squadra è un ottimo punto di partenza e dovete saperlo fare assolutamente. Ma quello che è fondamentale è saper rappresentare esattamente quello che si vuole comunicare, utilizzando la tecnica più adatta tra quelle che si hanno a disposizione e anche quella che ovviamente noi personalmente sappiamo usare meglio, perché se poi siamo delle mezze calzette in quella cosa, forse è meglio che non la facciamo. Alcuni di noi, per esempio, sono bravi col disegno a mano libera. Sì, lo so, in un video ho detto che saper usare la matita e saper disegnare a mano libera non è assolutamente un requisito fondamentale per fare architettura, o perlomeno non lo è riuscirci bene. E sono ancora totalmente d'accordo con questa affermazione. Ma se il disegno a mano libera è una vostra prerogativa, non vedo perché non dobbiate usarlo come vostra arma vincente. E dai, ognuno è bravo in qualcosa. Quindi se le prospettive e gli schizzi a mano libera sono il vostro forte, sappiate che sono un ottimo mezzo per comunicare il vostro progetto con estrema immediatezza e soprattutto fanno un grande effetto. E quindi usatela questa capacità. E ovviamente le proporzioni giuste sono necessarie, ma quello che più vi consiglio è di trovare un vostro stile personale, qualcosa che possa rendere unico il vostro modo di disegnare, che possa renderlo solo vostro. Io per esempio scarabocchiavo parecchio, nonostante fossi anche abbastanza bravo col disegno ornato, però mi piaceva scarabocchiare. E per esempio usavo un solo colore per cielo e ombreggiature, e generalmente questo colore era il viola. Forse ve l'ho anche già detto in qualche altro video. E con la premessa che anche se impreciso, un disegno può trasmettere un'idea meglio di una fotografia, vi faccio un esempio direttamente dal mio taccuino dell'università. Ebbene amici, questo luogo che vedete adesso sul mio taccuino è diventato questo disegno. Questo schizzo è stato fatto mentre ero lì, in quel luogo appunto, a fare il sopralluogo, e l'ho realizzato penso in un minuto giù di lì. Quello che volevo rappresentare era proprio lo stato di fatto, così diroccato e dismesso di quel luogo, e l'imponenza di quella ciminiera sullo skyline generale, che è quasi tutto orizzontale e ha questo unico segno verticale. Beh, mi rendo conto che il mio disegno non è assolutamente degno di Leonardo, ma sinceramente credo di aver comunicato esattamente quello che volevo comunicare. E vi giuro che era la stessa cosa che ha pensato il mio professore dell'epoca, il quale aveva particolarmente apprezzato questo disegno nella sua semplicità. Ma ovviamente ci sono anche esempi molto più illustri e di pregio rispetto al mio. Tanti architetti, anche archistar, si avvalgono dello schizzo a mano non solo per iniziare un progetto, ma anche per mostrare e promuovere il proprio lavoro al pubblico, anche dopo la costruzione dell'edificio stesso alle volte. Perché dovete sapere amici che il tratto della mano è uno strumento molto potente, che non comunica il progetto così com'è davvero, e questo lo riconosco, ma ne spiega la più reale intenzione. Inoltre c'è da dire che il disegno a mano rispetto a quello tecnico permette la stratificazione delle linee, il ritornare su un dettaglio per poterlo sistemare, modificare all'infinito quasi, il capire le proporzioni di un'architettura rispetto al contesto. Insomma amici, il disegno a mano libera è uno strumento incredibile per dar forma a quella che è la fase iniziale di un progetto, il momento in cui un'idea va plasmata e va creata. Sporcarsi le mani di grafite è poi un po' come mettere le mani in pasta o nella creta, meglio ancora. Non serve precisione e pulizia come nel disegno tecnico, ma si può e anzi si deve sbagliare. E questa libertà
e disinibizione che ne deriva permette di sperimentare davvero e di esplorare ogni possibilità, proprio come nell'arte. In più non dimentichiamo che il disegno a mano libera può fungere da rappresentazione veloce quando si ha bisogno di un 3D al volo. E sì, perché amici, non sempre una pianta o una sezione possono restituire la complessità degli spazi e seppur ritenuti un corollario, un surplus dell'architettura, almeno fino a qualche anno fa, adesso forse un po' meno, i modelli e i render 3D sono alle volte decisamente necessari. E il disegno a mano è, diciamo, un render rudimentale, elementare, un po' grezzo, però è un ottimo punto di partenza. Ma dopo deve seguire ovviamente la progettazione 2D e un'eventuale progettazione 3D. O almeno questo è l'ordine avvalorato dalla maggior parte della popolazione degli architetti mondiali, quelli un pochino old school in realtà. Infatti vi assicuro che in alcuni casi iniziare dal modello 3D è effettivamente il modo migliore di procedere, o meglio, di approcciarsi ad un progetto. Pensate alle opere di architetti come, che so, Zaha Hadid, opere così organiche, complesse, articolate negli spazi. Certo che le piante lasciano comunque leggere qualcosa e ovviamente sono fondamentali, ma secondo me le opere di Zaha Hadid sono raccontabili quasi esclusivamente tramite modelli tridimensionali. E questo sapete perché succede? Perché sono già state concepite come modelli tridimensionali. È un approccio diverso dal canonico, certo, ma spesso pensare ad uno spazio come la risultante dell'unione di solidi geometrici, da cui solo in un secondo momento poi si ricavano prodotti come piante e sezioni, è molto meglio che generare lo spazio tramite piante e sezioni bidimensionali, appunto. Personalmente mi è capitato più volte di progettare partendo dallo schizzo a mano e passando poi direttamente al software 3D. E devo dire che in taluni casi non solo è stato illuminante, ma ha anche accelerato moltissimo il processo di creazione del progetto stesso. Ovviamente sta a chi progetta capire in che modo approcciarsi al lavoro, perché non è assolutamente un discorso oggettivo e non tutte le idee si possono realizzare allo stesso modo. Però, da sorella maggiore, vi do un piccolo consiglio. Prendetevi un attimo prima di iniziare a disegnare in CAD, fate due schizzi e interrogatevi in modo estremamente critico su quali siano i punti forza del vostro progetto o perlomeno dell'idea che avete in mente. La distribuzione? Il disegno degli spazi interni? Allora forse dovreste partire dalle piante. Un interessante gioco di livelli di profondità? In quel caso vi consiglio di procedere per sezioni. Oppure lo è magari il modo in cui il progetto riempie lo spazio urbano? Il modo in cui lo spazio viene plasmato da forme più o meno particolari. Beh, se si tratta di questi ultimi, io vi consiglio di bypassare AutoCAD, ma di tornarci dopo, e passare direttamente a modellatore 3D, perché fare questa cosa vi aprirà totalmente occhi e mente, vi darà un approccio completamente differente al progetto, per forme solide geometriche, per vuoti, insomma vi farà interrogare su tante altre questioni che magari ragionando in pianta passerebbero in secondo piano. Fidatevi, è un approccio ben collaudato. A proposito di questa cosa, di come esplorare i vari prodotti della rappresentazione architettonica, vi invito a dare un'occhiata al meraviglioso lavoro di Salotto Buono. E prima di concentrarvi sui loro progetti, che sono interessantissimi, vi invito a studiarne nei minimi dettagli i modi di rappresentarli. Sono generalmente splendidi ibridi tra 2D e 3D, assonometrie studiate in tre dimensioni ma appiattite in un certo modo. O ancora oggetti che nascono da gesti estremamente bidimensionali, che però poi vengono estrusi nonostante si trovino su un foglio bianco. Insomma, i Salotto Buono sono un perfetto esempio di architetti che usano la rappresentazione in maniera estremamente intelligente e impeccabile, oserei dire, perché la usano al servizio del progetto e mai il contrario. Andate a vedere il loro sito. Ma eccoci arrivati a quella che secondo me è la nota dolente del mondo della rappresentazione dell'architettura: il render 3D o rendering, che dir si voglia. E non parlo del modello, ma parlo proprio della vista finale, del prodotto, dell'immagine che ne esce alla fine. Ecco. In merito a questa questione dovete sapere che esistono grosso modo due scuole di pensiero, o perlomeno questa è l'idea che mi sono fatta io. Il mondo dei renderisti iperrealisti e quello dei renderisti di concetto.
Molti studenti credono che l'achievement più importante dal punto di vista meramente tecnico da raggiungere nella propria carriera, nel proprio apprendistato in realtà, sia quello di ottenere render il più verosimile possibile. Render che sembrino delle fotografie, materiali studiati quasi scientificamente e luce perfettamente calibrata al millimetro. Sono esercizio continuo di chi pensa che l'architettura vada rappresentata esattamente così com'è nella realtà. E credetemi, è cosa buona e giusta, non sono qui per dire il contrario. Anche noi qui in studio lavoriamo in questo settore e vi dico che ottenere immagini di questo tipo, oltre che essere estremamente impegnativo e lungo come processo, è soprattutto un'abilità molto richiesta. E quindi ovviamente più migliorate in questo senso, più avrete possibilità di lavorare in questo campo. Ma è una capacità richiesta da chi? Dai committenti, dalle amministrazioni, dai clienti, da tutti coloro che magari di architettura non ne capiscono un granché e che giustamente hanno bisogno di un supporto abbastanza veritiero e didascalico che spieghi loro al meglio la vostra idea progettuale, che al momento è solo nella vostra mente. Oppure si tratta per esempio delle immagini che verranno poi utilizzate per la vendita dell'immobile, per esempio, ed è quindi giusto che siano concrete, esplicite e chiare nel rappresentare quello che poi l'utente ultimo andrà ad acquistare. Perciò sì, amici, se vi verrà mai richiesto un lavoro di questo tipo, sappiate che dovete diventare dei bravi smanettoni con i motori di render, i shader, tutte quelle robe lì, le luci e poi ovviamente con Photoshop. Quest'ultimo, amici, è una capacità da non sottovalutare, perché è quella che poi dà credibilità a tutta l'immagine. Proprio ieri mi è capitato di vedere un render che aveva l'ambizione, decisamente poco raggiunta, di sembrare iperrealistico, ma in cui, pensate un po', erano state inserite delle persone in giardino, sotto il sole diretto, che però non generavano alcuna ombra, di nessun tipo. Giuro, penso che i miei amici di Baumatte abbiano avuto un mancamento nel momento esatto in cui questo render sia stato messo in circolazione. E se non conoscete Baumatte, io vi consiglio di cercarli su Google magari, perché sono dei mostri nel campo dei render fotorealistici e organizzano anche dei fantastici corsi in cui potrete attingere dal loro sapere e imparare le loro tecniche. Dateli a cercare. E quindi sì, il render fotorealistico è utile e ha un suo mercato, ma sto per rivelarvi una cosa a cui non crederete mai: tutto questo realismo non è affatto necessario. Pensate un po'. E già, amici, quando andavo all'università, a tutti quei professori che io reputavo i migliori, del fotorealismo non fregava assolutamente un piffero. E sapete perché? Perché l'architettura è anche concetto, oltre che forma e funzione. E si sa che per esprimere un concetto ci sono un sacco di modi. Dalla rappresentazione della realtà, sino all'astrazione più totale dell'idea. Ecco perché a noi studenti veniva detto che più che perdere un sacco di tempo per ottenere immagini che sembrassero effettivamente fotografie, era più opportuno concentrarsi sulla scelta del miglior modo per rappresentare e rendere al meglio la nostra idea. E in questo senso ogni tecnica, o quasi, era lecita. C'era chi appunto usava il disegno a mano, come abbiamo detto prima, chi usava il semplice 2D, chi pianta sezioni colorate o distinte in determinati modi, un po' come le immagini che vi ho mostrato all'inizio del video, chi realizzava foto inserimenti o fotomontaggi inserendo i propri disegni 2D o le foto dei propri plastici di studio all'interno delle fotografie del contesto, o chi più ne ha più ne metta. Insomma, le tecniche erano svariate e nella maggior parte dei casi tutte concesse, anche se alla fine non erano ottenute in maniera perfetta. Col tempo poi ognuno ha anche stabilito la propria tecnica preferita, facendone una sorta di marchio di fabbrica. E sì, questo discorso del marchio di fabbrica vale anche per gli studenti, E tra l'altro, se opportunamente sostenuto dalle giuste motivazioni, era una cosa particolarmente apprezzata anche dal corpo docenti. Se ve lo steste chiedendo, il mio modo preferito di comunicare i miei progetti era quello dei collage. Nel mio caso, collage digitali, ottenuti cioè fotomontando vari elementi, ottenuti ritagliando determinate immagini, su programmi tipo Photoshop appunto. Mi piaceva che le immagini fossero ben inserite, quindi ben scontornate e nella giusta scala, ma discordanti tra loro per stile, colore o anche, che so, epoche di appartenenza, perché ogni elemento che andavo a inserire, secondo me, non doveva rispondere necessariamente ad un'esigenza estetica, ma doveva rappresentare esclusivamente, ma
precisamente il concetto, il motivo ultimo per cui era stata inserita in quell'immagine. Inutile dirvi che questa mia passione per i collage è nata illo tempore da un grande e illustre esempio, che è quello di Superstudio, grandissima realtà dell'architettura radicale italiana, alla quale abbiamo dedicato un intero video che, se non avete visto, ovviamente vi consiglio di andare a vedere. Ebbene amici, anche loro usavano il collage, certo non digitale, dati i tempi che non erano decisamente quelli del computer. Usavano delle foto alle quali aggiungevano i propri progetti, disegnati con svariate tecniche e su diversi supporti più o meno trasparenti, e sui quali a loro volta appoggiavano poi le figure umane e tutti quegli attori di quelle che alla fine erano incredibili scene utopistiche di urbanizzazione di un ipotetico futuro. Guardando queste immagini, ma soprattutto conoscendo il lavoro di Superstudio, capite bene che questa per loro era la tecnica migliore, indubbiamente. I loro progetti infatti non erano mai definiti nel dettaglio, ma spesso erano solamente dei concetti, delle idee o delle bozze utilizzati come pretesto per discutere di tematiche ben più larghe della mera architettura. Il collage dunque era l'arte, e badate bene che ho usato il termine arte, più appropriata e più d'impatto per esprimere queste idee e farle divulgare. E proprio quest'ultimo racconto sui Superstudio deve essere per voi di grande ispirazione. Non esiste un metodo di rappresentazione universale. Ne esistono diversi, alcuni dei quali simili ovviamente, che magari parlano lo stesso linguaggio ma si differenziano su altre cose, qualcuno più, qualcuno meno appropriato alla situazione. E quello che personalmente vi invito a fare ogni volta che vi si presenta l'occasione è di capire quello che più fa per voi come progettisti. Ma vi invito anche a non rimanervi incastrati, perché non tutti i progetti che farete nella vostra vita necessiteranno esattamente di quel tipo di rappresentazione. È un po' come se stessimo parlando di vestiti. Esiste un proprio stile personale, certo, ma non esiste un unico vestito adatto a tutte le occasioni. Quindi cercate il vestito migliore per ogni vostro progetto, pur senza tralasciando il vostro stile personale. In più vi suggerisco anche di esplorare, sperimentare e soprattutto lasciarvi contagiare da quello che vedete in giro, rubacchiando quelli dal mondo dell'arte, del design, della grafica, dell'illustrazione e anche della scultura. Perché questo della rappresentazione è, a mio parere, uno degli aspetti più stimolanti dell'architettura e senza dubbio è il più divertente. E questo è quanto, amici. Spero anche oggi di avervi detto qualcosa in più e di aver stimolato la vostra curiosità su quello che è un tema un po' dimenticato e forse anche un po' sottovalutato dell'architettura. Se avete domande o richieste, non esitate a scrivermele nei commenti. In più, continuate a supportare il mio lavoro mettendo un bel like a questo video se vi è piaciuto, iscrivendovi al canale e seguendomi sui miei social. Io come sempre vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento al prossimo video.